Mimmo Ferretti, buongiorno. Valentina, buongiorno. Marco, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. A te Mimmo, buongiorno, ben trovato. Oh, oggi con un tono un po' diverso. Grazie. Beh, insomma, grazie. Dai, anche se ci proviamo. Sì, siamo sempre in scia negativa, però insomma proviamo a tornare al nostro, se no veramente. Proviamo, vedi, stanno cercando tutti di sforzarsi di fare una vita pre-venerdì scorso, insomma, no? Sì. Ci sono tanti tentativi, soprattutto. Beh, elogiato il coraggio, se vogliamo, anche del popolo di Parigi, ad esempio, che non si arrende, nel senso che ha ricominciato a fare quello che facevano prima. E questo è un grande messaggio, un grande segnale in un momento che, mi rendo conto, se ne rendono perfettamente conto tutti, è molto molto delicato. Però si deve fare così, no? E credo che sia giusto fare così. Allora, detto questo, andiamo avanti. Detto questo, Mimo, c'è un sottopancia, no, di Sky che annuncia tra poco Juventus-Milan gli aggiornamenti dagli hotel delle due squadre. Ti chiedo, al di là del blasone dei due club, no, perché tutta sta attenzione? Perché Juventus-Milan, anche se è una partita che al momento non conta per lo scudetto, è la partita più importante di questa giornata, è una partita storicamente molto molto seguita, perché se tu fai un po' la conta di tutti i tifosi della Juventus e invece quelli del Milan, trovi che c'è una grossissima fetta di tifosi del calcio italiano, anche se ovviamente la classifica è quella che è, poi chi c'ha i diritti se la spende come gli pare, no, la faccenda. Stanno creando un evento che in realtà da un punto di vista tecnico non c'è. Però si fa anche così, dai. No, poi c'è l'attenzione, credo tra i 20 e i 25 milioni di tifosi, no? Sì, quello sì, quello che dicevo prima, insomma, magari qualcosina di meno, però è così, anche magari dimenticano che la prima partita che si giocherà quella di 18 è Bologna-Roma, però Bologna-Roma che non ha l'appeal di Juventus-Milan, me ne rendo perfettamente conto. A noi francamente di Juventus-Milan ci interessa fino a un certo punto, immagino. No, non quanto Mimmo, nel senso che poi viene presentata, forse anche giustamente, come l'ultima opportunità per l'uno o per l'altro, la Juventus è un po' più attardata addirittura del Milan? Marco, fermate. Per l'una, per l'altra proprio no, perché può esserci ancora un'opportunità per la Juventus, per il Milan assolutamente no, perché il Milan ha una serie di problemi infiniti, non è una squadra attrezzata per lottare per i vertici, mentre invece la Juventus sì, e nonostante, insomma, l'abbiamo ripetuto mille volte, le assenze pesantissime che ha avuto, le partenze di Pirlo, di Tevez e di Vidal, comunque la rosa in questo campionato è una rosa che può ancora fare qualcosa di importante, una squadra che è partita malissimo. Una squadra che però ha insomma, la tecnica, la qualità e la tattica complessiva per poter ancora recitare un ruolo di primo piano. E quindi credo che ultima chianata solo per la Juve. Quindi Mimmo, al di là del pareggio, che sarebbe il risultato ideale per tutte le altre, nonostante la Juventus... Alla Piero Torri. Nonostante la Juventus sia più indietro del Milan, semmai meglio il 2 che l'1 come risultato. Semmai, insomma, io non credo assolutamente al Milan, mentre invece la Juventus è una squadra che, lo ripeto, può ancora tornare in un discorso di primi posti, non so il primo, non so il secondo, insomma, però è una squadra che ha le potenzialità per poter lottare per il vertice. Quindi non facendo pronostici, tu hai detto se finisce in pareggio forse è meglio per tutti, ma io ti devo dire una cosa, guarda, potrò sembrare monotematico e cose di questo genere, a me... Il risultato della partita di Juventus-Milan interessa relativamente, a me interessa quello che succederà alle 18 e spero fortemente che la Roma riesca a vincere questa partita, perché tu vinci la partita e poi ti metti lì, no? E segui tutte le altre con la pancia piena, con la serenità di aver fatto il tuo dovere. E poi tutto quello che succede, dice va bene, ok, vincete pure, intanto io ho vinto e qui parte il tuo corrido e vediamo quello che succede, no? Con chi la vinci? Quello che fanno gli altri, Marco, mi interessa soltanto quello che fa la Roma. Ovviamente. Mi interessa quello che fa la Roma. Poi con chi la vinci, secondo te, di più questa partita? E intendo come uomini, Ma insomma, ti devo dire che il Bologna è una cosa di cui non mi fido. Non mi fido del fatto che si torni a giocare oggi dopo la sosta, nel senso che questa sarà la prima partita dopo la sosta. Non mi fido del fatto che martedì sarà un impegno importante in Champions League. Non mi fido del fatto che la Roma dovrà fare a meno dei suoi 3 titolari acclarati in queste prime mesi della stagione, che sono Salà, Gervinho e De Rossi. Non mi fido di tante cose, però poi magari ripenso al fatto che la squadra è una buona rotta, spero fortemente che l'allenatore faccia le scelte giuste, che non torni a fare il fenomeno come non ha più fatto fortunatamente da qualche settimana, che mandi in campo una squadra logica,
e che tenga conto di tutto, di chi c'è in campo e anche di coloro che saranno in panchina eventualmente, perché se vanno in campo Dzeko, Iago Falque e Iturbe non c'è nessuno in panchina per il reparto d'attacco, o quantomeno hai soltanto delle soluzioni un pochino così approssimative, non proprio di grandissima levatura tecnica. E, non so se alla fine verrà scelto Banchiera al posto di Guedao o Guedao al posto di Banchiera, anche quella è una scelta secondo me importante che potrebbe in qualche modo condizionare anche il modulo. Tutto sommato, visto che c'è a disposizione, mi viene più in mente un 4-2-3-1 che un 4-3-3, poi però i numeri siamo bravi tutti a darli, l'importante è che non li dia la squadra, l'importante è che non li dia l'allenatore, e di conseguenza la speranza è che la squadra riesca a fare la prestazione. Se la Roma fa la prestazione, credo che sia un bel pezzetto avanti per poter vincere la partita, perché è assolutamente fuori di tutto, perché i valori sono quelli, insomma, no? Cioè, valore tecnico della Roma è una cosa e valore tecnico del Bologna è un'altra. Mimmo, il fatto che il tempo non sia dei migliori, ci raccontano di una Bologna fredda con una pioggia che insomma sta arrivando, campo possibilmente pesante, ora vedremo un po' insomma da qui alle 6 quello che succederà, può condizionare le scelte di Garcia. Da qui alle 6 forse la situazione del campo potrebbe soltanto peggiorare da quelle che sono le notizie che arrivano da lì. La Roma è una squadra tecnica, la Roma è una squadra che fa girare il pallone, la Roma è una squadra che gioca a pallone. Qualora ci fossero delle condizioni, diciamo, da un punto di vista climatico, che poi vanno anche ad influire sul terreno di gioco e cose di questo genere, sullo svolgimento della partita, la Roma ne sarebbe penalizzata. Però è inutile mettere le mani avanti eventualmente e fare discorsi di questo tipo. La partita te la devi giocare fino in fondo, se c'è il campo pesante ce l'avranno anche gli avversari, se ci sarà pioggia ci sarà anche degli avversari, quindi teoricamente sono discorsi che lasciano un pochino il tempo che trovano. Però è evidente, questo sì, l'ho detto prima, essendo la Roma una squadra molto tecnica, la Roma ha per giocare sempre su un campo tipo, come si chiama, un campo di biliardo. Certo, no? Ne facevo solo un fatto di scelte, no? Magari non so, su un campo pesante puoi decidere di mettere Wenger, magari non Keita, che può essere più sensibile agli infortuni. Ma io Garcia non guardi molto queste cose. Ah, ok. Cioè, secondo me lui è uno che, perlomeno per quello che ha fatto in passato, per quello che ha dimostrato in passato, per le scelte che ha fatto in passato, lui non ha mai tenuto conto troppo di queste cose. Perché probabilmente è giusto anche così, ma anche e soprattutto perché lui evidentemente si fida di alcuni giocatori, e di quei giocatori si fida sia che ci sia pioggia, sia che ci sia sole, sia che il campo sia perfetto o che sia un pochettino rovinato. E non mi sento di dire che un ragionamento simile, qualora lo facesse, sarebbe un ragionamento sbagliato. Secondo me tu devi mandare in campo gli uomini che tipo di più adatti per vincere la partita. Poi se il campo sarà pesante cercherai di sfruttare altre situazioni, altre soluzioni, e poi si troverà la maniera giusta per tentare di vincere la partita. Se tu hai gli uomini forti, se tu hai una squadra che è più forte dell'avversario, poi 9 volte su 10 la partita la vinci in qualsiasi campo, 9 volte su 10 mi viene in mente Perugia Juventus di tanti anni fa, ma insomma purtroppo quella è una partita anche purtroppo quello fu il 10% rispetto alla situazione però voglio dire, il tridente titolare della Roma credo si possa considerare, Mimmo, quello con Dzeko, Salah e Gervinho. C'è stato un tempo in cui è mancato Dzeko e le cose sono andate comunque bene, perché la Roma ha fatto risultato quasi sempre. È arrivato il tempo in cui Dzeko c'è, ma mancano gli altri due elementi del tridente. Allora ti chiedo, al di là delle caratteristiche, è una doppia carenza che vale quella precedente? Vale di più, vale di meno? È più sopperibile, lo è meno? Beh, diciamo che se prima c'era un problema al 30%, adesso ce l'hai al 60%, quantificando i 2 su 3, soltanto in questo senso, no? E per me sono due assenze pesantissime per la Roma, molto molto pesanti, perché la Roma aveva cominciato ad avere una sua determinata fisionomia da un punto di vista tattico, anche uno sviluppo di gioco di un certo tipo molto produttivo, con lo sviluppo proprio delle qualità di questi due giocatori, di Salah e Gervinho. Non avendoli è chiaro che ti viene a mancare qualche cosa, come sicuramente ti è venuto a mancare qualcosa quando non c'era Dzeko. Credo che abbiamo sempre sottolineato come la bravura di Garcia sia stata recentemente quella di aver individuato gli uomini giusti, di piazzarli nelle posizioni di campo giuste per poter sfruttare al meglio le loro qualità. È evidente che Gervinho ha determinate qualità, Salah altre, ma Iturbe qualora giocasse e Iago Falque ne hanno altre, vorrei dire, completamente diverse. Per quanto riguarda Iago Falque, che sicuramente non è un contropiedista, è uno molto bravo con i piedi, la tecnica di Iago Falque probabilmente non ce l'hanno abbinata Gervinho e Salah.
per i Turbe ha un po' queste caratteristiche, però io continuo ancora ad avere qualche piccolo dubbio che possa giocare i Turbe, perché ti faccio il ragionamento che ti ho prima proposto in avvio di collegamento. Se giocano i Turbe, Dzeko e Iago Falk, non ci sono panchinari per l'attacco, e quindi dovresti avere almeno una soluzione di ricambio. È vero che poi ci sono quelli che lui aveva definito, lui parla di Rudy Garcia, ha definito ieri dei ragazzini, insomma, gli ha fatto anche una bella pubblicità nel citarli e nominarli per la prima volta in conferenza stampa, parlo di Ponce e di Sadic. Però poi il discorso sulle chiacchiere è un conto, il discorso poi relativo al rendimento in campo è tutto un altro. Quindi io aspetterei prima di parlare di Turbe sicuramente in campo, perché c'è sempre la soluzione del vecchio Toro, se non vuoi mettere proprio Maicon, e con lo spostamento di De Rossi, scusami, sì, De Rossi, di Florenzi, sì. No, Romani e Romanisti, come si dice, sì, in questo caso, per mettere De Rossi, di Florenzi più avanti, e quindi avresti una squadra che avrebbe comunque un assetto tattico molto diverso rispetto a quello recente, però avresti comunque la possibilità di avere in panchina un calciatore che ha dimostrato, perlomeno in questa stagione, di dare il meglio di sé quando entra in gara in corsa, insomma, non certamente sì, quando, una chance in più. Quando sì, anche perché insomma i Turbe ha giocato pochissimo dal primo minuto. Adesso io non vorrei aver sbagliato ieri una statistica, ma mi sembra che lui abbia giocato titolare sicuramente l'ultima non volta. Non ci casco più, Mimmo. Trabocchetto. Sicuramente ha giocato l'ultima volta da titolare a Borisov contro il Baden. Sicuramente, sicuramente. Lì è col Sassuolo, mi sa. Non c'è casco. Col Sassuolo potresti andare a controllare, però magari se vuoi a controllare. No, mi fido. No, andare a controllare che è meglio. Insomma, i Turbe ce lo ricordiamo per il gol di Frosinone, ce lo ricordiamo per l'espulsione di Evra, ce lo ricordiamo per tante altre cose. Per la punizione presa contro la Juventus, no? Che poi porta al gol di Dzeko, lui entra, punizione a centrocampo. La punizione che porta al gol di Dzeko, sì, esattamente, bravissimo. Sì. Il fallo di Evra, l'espulsione di Evra, la punizione battuta lunga di Iago Falchi, il cross, la sgomitation di Dzeko ai danni di Chiellini, e poi il destra meravigliosa di Dzeko, che io insomma divertire è una parola grossa, però insomma mi incuriosisco molto quando leggo che Dzeko fino a questo momento è la grande delusione della Roma, e soprattutto da Juventus, mi viene da dire, no? sì. E Dzeko non ha fatto niente, che la Roma sta aspettando ancora Dzeko. Insomma, io vorrei anche che magari qualcuno che dice queste cose si ricordasse un pochino di accendere il cervello e di soprattutto collegare, se ce l'ha, un cervello con la bocca, no? Perché ad esempio nelle ultime 4 partite che ha giocato questo ragazzo ha fatto 3 gol, è vero che uno l'ha fatto con la maglia della Bosnia, questo purtroppo per lui non è servito a niente, però ha fatto gol derby, ha fatto gol Bayer Leverkusen, insomma vedi qualche cosina questo ragazzetto l'ha fatto. E poi a me piace per come riesce a giocare insieme con la squadra, per come riesce lui ad essere al servizio della squadra e non soltanto la squadra al suo servizio. Però se già che è il problema della Roma, io spero che vada avanti a fare 3 gol ogni 4 partite, sì. Assolutamente, questo lo firmerei immediatamente, anzi se fosse possibile già bagnare il terreno di Bologna sarebbe già una cosa molto importante. Sì, sarebbe importantissimo, anche perché insomma per iniziare alla grande, se vogliamo. Lui, Marco, se non ricordo male, lui non ha ancora segnato in trasferta, giusto? Non c'è casco. Capito, manca, non risponde di più. Ho però. Capito, ma non hai capito che tanto non sbaglia mai. Se non ricordo male, lui ha sempre segnato soltanto all'Olimpico. Ma ricordi benissimo. E quindi mi piacerebbe che cominciasse a segnare anche lontano da Roma, perché no? A partire magari da oggi. Mi dici una cosa? A partire da stasera. Te la dice dopo? Ha deciso dopo il break, no. Mimmo, vero che gli ha deciso dopo il break? Se rimane. No, se ti va di rimanere. Oggi siamo detto aggressivissimo, Mimmo, aiutami, guarda. Lo so io perché, mamma dai. Mamma mia, a tra pochissimo, ciao. Resta lì. Mimmo, rieccoci, ci sei? Eccoci qua. Mimmo, me lo fai un saluto all'edicola di Portuense e a Francesco che ci ascolta? Certo.
Certo. Proprio via Portuense? Via Portuense, è tanto lunga quindi non facciamo torto a nessuno, però insomma diamo una... Allora salutiamo Francesco delle edicole di via Portuense, ma salutiamo a questo punto tutte le edicole di via Portuense. Bravo, mi pare giusto. E anche tutte le edicole di Roma. Mi sento molto Francesco io in questo senso, e non certamente l'edicolante, ma un altro Francesco un po' più importante di tutti noi nel fare questi saluti urbi ed orbi. Però va bene Valentina, se vuoi io lo faccio. Non perché sono all'ascolto, quindi... Ma li salutiamo. Abbraccio, poi io devo dire una cosa, io rispetto profondamente il lavoro degli edicolanti, lo sai perché? Perché startano presto la mattina, molto presto, col caldo, col freddo, con la pioggia, e quelli che hanno le edicole belle, no? Quelle costruite e tutto quanto, insomma se la cavano abbastanza bene, no? Ma quelli che stanno, diciamo, non dico buttati in mezzo alla strada, ma insomma col vento che gli entra da ogni parte, quando fa freddo è un bel sacrificio. Ma allora io li stimo, li ringrazio, perché comunque vendono un prodotto che io amo, che è un giornale da tanti e tanti anni, e lo fanno e li stimo profondamente, e quindi li saluto con grande affetto. Hai visto, io mi accodo a tutto ciò che hai detto, e ora purtroppo devo riconsegnarti alle grinfie di Matteo, che tanto se non molla il colpo, tanto, devo la chiedere una cosa. No, ma era una curiosità, a parte che ho controllato tutto, Mimmo non hai sbagliato nulla ovviamente. Ma tu mi vuoi dire che a Roma Sassuolo non giocava ai turbe? No, non ho controllato, però mi fido. evita il rischio proprio anche minimo di fare delle figure, dai. Va bene. No, volevo chiederti una cosa. Intanto, quanto ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso, l'esclusione dai convocati di Daniele De Rossi, e soprattutto... più che sorpreso, ma preoccupato, e ti ho risposto. Però soprattutto che cosa significa? Cioè, significa anche che Garcia per la prima volta riconosce la bontà di una rosa allargata, non dico a tutti gli elementi, ma a parecchi? Il Wenger del derby, ha contribuito a questa... Forse sì, però credo che soprattutto Garcia si sia reso conto che se uno sta male, e che... visto che sta male non è obbligato a mandarlo in campo, se c'è Banchero e Keita che possono giocare al suo posto, forse fa anche un ragionamento supplementare, insomma, per evitare qualsiasi tipo di rischio. Il problema vero è che al di là di tutti questi ragionamenti che noi stiamo facendo è perché De Rossi non riesce a guarire, cioè ormai sono passati parecchi giorni e comincia a essere... lui ci aveva giocato troppo, questo va detto, no? Perché ricordiamoci l'ultima partita in cui lui è andato in campo, era veramente alla fine una scarpa e una ciabatta, e probabilmente non avrebbe dovuto giocare, però il fatto che poi dopo lui mi sembra, qui chiedo la conferma, non so Marco, che sia leggermente tifoso della Roma, insomma, quindi voglio dire magari questo non lo so, talvolta, ecco, magari controlla, questo può portarlo talvolta anche ad esagerare, capito? Non è mai successo con tutto se stesso, pur di non saltare un appuntamento. Io vi faccio un piccolo quesitino, proprio semplice, stupido, quindi io faccio solo quelli stupidi. Allora, Rudy Garcia ha sempre detto che la Roma ha due registi, ok? Sì. Uh-huh. Nel momento in cui i due registi sono De Rossi e Keita, nel momento in cui non c'è De Rossi, perché non deve giocare Keita? Solo se non sta in forma, credo. Altrimenti secondo me non c'è dubbio, Mimmo, però tanti lo sollevano e sono d'accordo. Allora, possiamo fare un altro ragionamento, possiamo dire che forse in un 4-2-3-1 ci stanno meglio come mediani Nainggolan e Banchier, e forse in un 4-3 ci sta meglio come vertice basso Keita? Senza dubbio. Forse questa è la risposta. Ora, noi sì, ma forse Garcia no. Perché non è per te, però per Marco sì. Capito, però posso seguirvi il discorso dicendo sì, certo, effettivamente è uno studioso, può essere. Marco è uno studioso. Perché lui ha preso i panni di Saladino, quindi è proprio studioso tanto. Ha preso proprio il ruolo suo. Ma è vero che Saladino se ne aiuta. Ma non è vero, Mimmo, dai. In Florida. Ma non è credibile sta in cosa. Florida, Mimmo. Ma starà a casa sua, chiusa. A me, guarda, a me l'hanno detto, io ho detto non ci credo, perché immagino che il feroce Saladino me l'avrebbe comunque detto e mi avrebbe salutato. Quindi stai dimostrando, Andrea, tutto il tuo stizzimento, non essere stato considerato. Andrea, dobbiamo senti offeso. Guarda, io non è che voglio essere considerato, il problema è di chi non mi considera, quindi è semplicemente quello. Posso però dire una cosa a discolpa di Danilo? Era che in realtà lui proprio... No, ma lascia perdere indaffarato, lui è proprio riservato, cioè nel senso noi se non incontravamo non ci salutava manca a noi, non sapeva nessuno. Sul tavolo, quando entra al ristorante c'è scritto riservato, esattamente. No, è così, ti giuro. Sì. Hai capito? Ha già fatto il biglietto per Miami, capito? Per scroccare la cena, che difesa che... Ma chi? Agatoni? Agatoni. Io? Agatoni andrebbe pure a Grotta Ferrata. Guarda che le sciocchezze che dice Madeddu sabato mattina. Ma la domanda è, Mimmo, Danilo Saladino sarà realmente a Miami?
Ma Danilo Saladino è realmente Danilo Saladino? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Cioè, veramente, questa è la domanda chi principale. Dire, ragazzi, chissà che identità si nasconde lì dietro. Stiamo a parlare di Keita e se non è affini a Danilo Saladino. Si somigliano. Si piano con queste cose, però, perché in questo periodo fa delle allusioni di questo tipo, non è molto simpatico. Però va bene. No, allora, Keita, perché no? Marco, visto che mi avete messo quasi tutti i banchieri in formazione. Ti dicevo, Mimmo, secondo me hai ragione nel considerare. Io non c'ho ragione. No, nel considerare che nel 4-2-3-1, nel 4-2-3-1 forse sono più spendibili gli altri due rispetto a Keita. Però lo storico di Garcia alla Roma ci dice che se Keita è a disposizione sta bene. Ma pensa che Keita giocava pure quando non stava bene, ecco, capito? Attenzione. Faccio fatica a credere che non giochi oggi. Ho sentito un clacson, no, mi sono sbagliato. Ancora no. Tempo te sono. Sei già stancato di noi. Pure a te, stai attenta. Che non... Chi è? Ma chi mai sono? Agatotti gli fischiano. A me fischiano, sti maleducati. Te fischiano orecchie, che te fischiano? No, niente. Vabbè. Che te fischiano? Dicevo che. Insomma, prima io. Magari è così. Però hai detto bene, Mimmo, perdonami, giocava sempre. Giocava. Hai capito? Infatti. Hai detto una mezza cosa, hai detto prima giocava sempre. Pure le accuse, ma le accuse proprio. Capito però? Allora dite dove esco a fa merenda. No, io dico semplicemente che sarà anche vero tutto quello che è stato scritto, di cui si parla sui giornali, siti, Twitter, Facebook, Snapchat, pure Snapchat, che no? Non so cosa sia, sei proprio più sul pezzo di me, sì. Che giocano i Durbe e Van Kerr, però io l'ipotesi che giochino Dorosidis e Keita ancora un pochino me la tengo, ma non perché abbia indicazioni in questo senso, faccio dei ragionamenti e forse almeno uno dei due ci sta bene, insomma poi queste cose le sa Rodolfo Garcia, quindi... E Castan? Perché non me lo nomini Castan? Ma Castan continuo a pensare che stia aspettando gennaio per poter andare da un'altra parte a fare quello che ha sempre fatto nella vita bene, cioè giocare a pallone, quindi nella Roma. Proprio così? Cioè già ai saluti? Sì, ma insomma è una cosa che ho detto, ma tu non ascolti il collegamento delle tre? Lo faccio costantemente, Mimmo, sarà capitato proprio quel momento in sarà cui... Sarà capitato che non hai ascoltato, cioè Castan vuole giocare perché vuole sentirsi un calciatore a tutti gli effetti, una persona che sta bene soprattutto, e se uno che viene da quel popò di intervento ha fatto tutto quello che ha fatto per poter tornare a essere un calciatore e non gioca, gli viene il dubbio, oddio, ma sto bene davvero? Ma quanto uomo, non tanto come calciatore. No, vero, però questa è la fase in cui lo capiremo, no? In maniera compiuta, ci sono 7 partite, o torna utile o se no certamente saluta. Ma insomma io credo che lui abbia voglia di giocare. Poi non nego che la Roma stia anche in qualche modo cercando di capire bene la situazione. Ricordatevi che sono uscite ultimamente molte voci, indiscrezioni, fate come pare, di un arrivo a gennaio alla Roma di Ranocchia, e io con tutto rispetto non posso dimenticare quello che ho detto sul conto di Ranocchia, quindi lo continuo a considerare un difensore mediocre. Pure io. Però se la Roma prende Ranocchia vuol dire che uno dei quattro va via, Sì. E di certo non è Gyomber, perché sennò che senso ha avuto prende Gyomber? Mi spiego, Marco? Sì. Che non l'hai mai visto. Sabatini nel corso di quell'incontro che ha avuto per strada con i giornalisti un paio di settimane fa, me lo ricordate, no? Ha detto che è un soggetto giuridico, no? Sì, esattamente, però ha detto anche che siccome Garcia non lo fa giocare vuol dire che Gyomber è una pippa, questo ha detto Sabatini. Il problema però che uno dice che Gyomber è una pippa proprio perché non gioca. Mi spiego? Oddio, c'è un limite, C'è un limite. Rimaniamo sospesi così, Mimmo. Rimaniamo sospesi così. Abbiamo dei timpani, o quantomeno avevamo. Un tempo. Tu rincuora un po' i tuoi, ma resta lì perché torniamo tra poco. Andiamo a spostare sto pullman. Ma detto, con tanti che ingombra. O so io che ho acceso qua, proprio quattro ganasce. Mimmo, rieccoci. Che hai detto? Io mi capisco. No, tranquillo, mi capisco la sua. Cioè, come ha detto? Tranquillo, manca che di note capisci in casa. No, ma che maleducazione! Ma non volevo essere così irriverente. Sì, no, sei maleducato. Ma sono diventata io maleducata. Ma com'è?
Maleducata, diciamo. Ineducata. Ci sono le prove. Tocca di verità. Ci sono le registrazioni. No, nel senso che per fortuna tua, Mimmo, non potresti capire quello che sta accadendo qui. Questo era il senso, non che tu non possa capire in generale. Ma che sta succedendo? Ma detto che si mangia pure le sedie. Ti ha detto che non puoi capire. È una mattinata difficile questa. Comunque, Mimmo, visto che adesso, visto che fraintendete tutto quello che dico, continuate a parlare voi. Dai, fate i tatti, ci ascolto. Al clacson che ci ha distrutto le orecchie. A rosicato, ammazza. Meglio, Mimmo. Siete proprio dei puzzoni. Esce fuori il meglio di lei. Rosicatoni, vuoi fare un sacco di rime, mi te lo dico. Anche Belluzzoni. Puoi anche fare un account Twitter con Valentina Rosicatoni. Sì, potete farlo. Un mio alter ego. Proprio io. Castan. Che dicevamo? Dicevamo che abbiamo detto, che questo è un ragazzo che vuole tornare a sentirsi bene al 100%, e per lui sentirsi bene al 100% significa giocare. Nel momento in cui non gioca, lui pensa di non stare bene, e non c'è nulla di peggio per una persona che viene da un infortunio così, da una situazione così delicata, per un intervento chirurgico molto molto delicato. E io lo capisco, però ho anche detto che se è vero come è vero, non credo mai che le notizie vengano così inventate già una pianta. Se la Roma sta cercando un altro difensore centrale, perché può darsi che ha messo nel conto anche di dare la possibilità a Cassani di giocare con un po' più di continuità, magari da un'altra parte. Mimmo, ti posso fare una domanda, però? Ma sei lì per quello. Partendo dal fatto che. Vabbè, io chiedo, tanto altro vorresti parlare solo con Madeddu. Sono sempre così, forse peggio. Considerando che io sono d'accordo con te sul fatto che Ranocchia non sia un buon giocatore, questo almeno un po' mi è piaciuto. Però, lo so, però infatti, d'altra parte, fatela andare bene. È così. È la verità. Ti chiedo se parte dovesse andare Castagna anche in prestito a giocare, insomma, qualsiasi altra parte, vuol dire che, oppure se arriva Ranocchia, vuol dire che uno parte, tu hai detto prima, per essere esatti. Io ti dico, ma se Gyomber neanche gioca, perché deve arrivare Ranocchia, che non mi sembra un campione? Perché pure che non giocasse Castan, pensiamo che un allenatore, una società, dice: io voglio avere quattro difensori centrali di un certo tipo, di una certa qualità, di una certa valenza. Fino a questo momento stanno giocando con grande continuità Manolas praticamente sempre, Rudiger che si è guadagnato il posto, adesso non lo molla più, poi le sue spalle ci sono Castan e Gyomber. Credo che qualora la società volesse in qualche modo cambiare la situazione alle spalle di Manolas e di Rudiger, lo farebbe semplicemente per garantirsi qualcosina che sulla carta potrebbe essere meglio, ok? E allora noi possiamo pensare quello che ci pare di Ranocchia, ma Ranocchia è uno che, se ci avrà un filo di possibilità di giocare, va a fare gli europei con l'Italia, cioè è ancora uno di quelli che è in bilico. Pensa che il dubbio per trovare un posto fra i 23 che andranno a giocare l'Euro 2016, lo sapete fra chi è? Questo viene un po' metà grotta la pelle, tra Astori e Ranocchia. Quindi ti dico, Gyomber è nazionale fisso. È nazionale fisso della Repubblica Ceca. Per carità, della Slovacchia. Marco, ma devi riprendere. Non so se è tanto peggio dell'Italia odierna. Cioè, nel senso, sto cercando solo di ragionare. Poi magari a Garcia non piace, ha ragione lui, e sono tutte ipotesi anche queste. Però ragionando a voce alta, le dico: il fatto che Ranocchia parta con la nazionale non vuol dire che sia bravo. Secondo me, posso esporre in dubbio, Mimmo. Aspetta, scusa, Marco, te lo faccio esporre subito. Noi non siamo nella testa di Sabatini. Questo è vero, certo. Quindi dobbiamo anche fare i conti con una persona che ha detto: gli acquisti li faccio io, i giocatori li scelgo io, decido io chi prende e chi non prende. E se lui ha preso Gyomber, che probabilmente è un calciatore che lui reputa forte, anche se Garcia non lo fa giocare, e se dovesse prendere un altro tipo, mettiamo così, tipo Ranocchia, perché reputa Ranocchia un giocatore importante, forte, che può far comodo alla Roma. Questi continui eventuali scambi con l'Inter a me non mi piace. Capito, là volevo arrivare, perché spogliandoci del ruolo da comunicatori, giornalisti, tifosi, ponendoci in una situazione abbastanza neutrale, perché la squadra prima in classifica dovrebbe cedere un giocatore alla squadra teoricamente seconda in classifica? Perché uno che non è buono per l'Inter per fare il titolare dovrebbe essere buono per la Roma? Sono considerazioni generali, magari banali. Non sono banali, sono logiche. Però ti dico che poi un allenatore c'ha le cose sue, c'ha le idee sue, c'ha le sue valutazioni, c'è... Io non lo so, insomma, noi siamo tanto... di questi tempi
ad esempio parlando del mercato della Roma, no? Uh-huh. E siamo tutti convinti che alla Roma manchi un'alternativa valida a Digne. Questo l'abbiamo sempre detto e credo che nessuno possa dire no, non è vera questa cosa, perché il ragazzo Emerson Palmieri, come lo definisce Garcia, non ha dato ancora la sensazione di poter essere uno che può fare il titolare in Serie A e in una squadra con ambizioni come la Roma. Però io vi dico, ma voi avete presente quanto ha speso la Juventus per prendere Alex Sandro? Mamma mia, no, vi rendete conto tante volte quando uno dice la Juventus ha speso molto più di quello che ha speso la Roma per prendere Dzeko, per prendere questo ragazzo Alex Sandro, e non gioca mai, non gioca mai. Allora evidentemente c'è qualcosa che non quadra, nel senso che magari per la società è un grande calciatore e l'allenatore invece lo vede tutti i giorni al campo e non lo fa mai giocare. Ecco perché ti volevo dare questa risposta, caro Marco, perché poi ogni allenatore ha le proprie credenze, i propri comodini, i propri tavoli, i propri divani, questo lo sappiamo perfettamente, però insomma un allenatore crede profondamente in un giocatore e in un altro e si regola di conseguenza, senza stare a guardare chi sì, è. Sì, poi in generale, Mimmo, se io chiedessi a te, nonostante insomma la situazione di Castagna sia ancora almeno in parte nebulosa, ma se chiedessi a te a gennaio la Roma la situazione perde Castagna, no, dico almeno in parte. Il Garcia non lo vede, non lo vede, non però, opportuno, però lo vedeva, no? Era un inamovibile nel primo anno, quindi non è che non lo stimi tecnicamente, è no, un giocatore. Dico anche che lui ci aveva detto, non è ancora in forma al 100%, quando sarà in forma al 100% vedrete, è solo che sono passati 2 mesi e mezzo da quella volta, quindi vuol dire che non è una questione del 100%, a meno che lui non si riferisca a un discorso non 100% di condizione atletica, ma di una condizione complessiva che investe sia la condizione atletica ma anche quella psicologica. Allora in questo senso ci può stare. Sì, no, ma ci sta. Il però problema mio è che farei fatica, che siano prontissimi, farei fatica a pensare a una campagna di rafforzamento perdendo Castagna e prendendo Ranocchia, però è un problema mio. Però tu in questo momento, qualora andassi a dare la possibilità di Castagna di giocare, che non sarebbe più una partenza di Castagna con una cessione della Roma, questo deve essere chiaro, e tu ti vai a privare di un giocatore che adesso non gioca, ne vai a prendere un altro che teoricamente non è destinato a giocare, e tutto sommato sotto quell'aspetto faresti, metto sempre mille condizionali, faresti pari, però con un calciatore che sulla carta, qualora dovesse essere chiamato, probabilmente per l'allenatore, per la società soprattutto, ti darebbe più garanzie rispetto a un altro. Ma se no non ci avrebbe motivo a fare la campagna acquisti, ma non soltanto riferimento a queste situazioni, cioè l'Inter ha preso dalla Roma gli Aic, che la Roma ha fatto l'anno scorso 8 gol, giusto? Sì. Che insomma che è stato per tanto tempo il miglior cannoniere della squadra. Sì, per metà anno è stato molto buono. Beh, anche quasi fino alla fine è stato raggiunto complessivamente da altre situazioni, prendendo il conto con qui, con là. Mica gioca gli Aic all'Inter, no? Mm-hmm. Che cosa l'ha presa a fare? Perché magari ogni società si fa i suoi conti, si fa i suoi calcoli, fa anche un conto tecnico complessivo e dice probabilmente se io ho gli Aic aumento un pochettino il quoziente complessivo della mia squadra, se non ce l'ho magari ce l'ho un pochino meno, la Roma dice io perché mi privo degli Aic? Perché magari ho fatto i miei conti e vedo che se ho Salah difficilmente gli Aic gioca, e avendo anche tenuto Gervinho, tutti fanno di questi conti qui, poi non sta scritto da nessuna parte che in assoluto quello è più forte di quell'altro, a meno che ovviamente non stiamo parlando, che ne so, di Cristiano Ronaldo oppure Cristiano Raimondi da Atalanta, ovviamente che è lì il paragone neanche se pone. Si chiama Cristiano Raimondi per Colla non fa quasi più differenza. Col, ma che mi hai nominato, ma io a me capita di vedere gli allenamenti su Roma TV, sta in forma spaventosa, ma sarà la discoteca, che sarà? Un sacco di cose, sì. Il relax, Mimmo, non c'ha stress, senza stress campi meglio. Non dimenticate mai che lui, Ashley Cole, sì. Allora, cioè lui si trova praticamente tutte le mattine, si alza, sì, dà un'occhiata al comodino, sì, e si trova ma forse 30.000 euro al mattino sul comodo senza fare niente. Tu non ti alleneresti, capi? Vabbè, vabbè, chi è tonto tra me e lui? Io mi allenerei, siamo tutti tonti, tutti tonti. Sì, vabbè. Mimmo, fate conto, ci sentiamo domani. Ciao, scusami, ci sentiamo lunedì, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti, ciao Mimmo, grazie, ciao.